La settima domenica di Pasqua coincide con la solennità della ascensione del Signore. Il narratore del Libro degli Atti colloca questo evento 40 giorni dopo la risurrezione di Gesù. Come prima lettura, in questa festa, ogni anno ci è proposto l'inizio degli Atti, proprio perché è l'unico testo che narra questo episodio. L'autore, tradizionalmente identificato con l'evangelista Lucca, è lo stesso che ha scritto il terzo Vangelo. Infatti, all'inizio degli Atti degli Apostoli, brevemente accenna all'opera precedente. Nel mio primo racconto, in greco dice logos, proprio come testo discorsivo, è il suo ragionamento primario, quello incentrato su Gesù ha trattato già tutto quello che Gesù ha fatto e ha insegnato, fino al momento in cui è stato assunto in cielo. Come il primo racconto, così anche il testo degli Atti è dedicato a Teofilo. È un nome significativo, vuol dire amico di Dio. Potrebbe essere effettivamente il nome di una persona importante dell'amministrazione greco-romana a cui Luca dedica la sua opera in due tomi. O potrebbe essere un espediente simbolico per dedicare questa opera a ogni lettore che si consideri amico di Dio. Se io sono interessato a Dio e voglio conoscere meglio l'opera di Gesù e della sua Chiesa, questo libro è stato scritto per me. Da buon narratore, iniziando il secondo tomo, Luca fa un passo indietro e riprende il racconto del Vangelo. È una specie di abbottonatura, in modo tale che le due parti si sovrappongano e si leghino insieme. Il Cristo risorto si mostrò ai discepoli vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni. E durante questi giorni parlò loro di molte cose riguardanti il regno di Dio. Un particolare importante è la sottolineatura del trovarsi a tavola con i discepoli. Gli apostoli mangiarono con il Cristo risorto. In quei 40 giorni ripresero l'abitudine durata anni di condividere il pasto con il Maestro. Ma in questo caso era un pasto eccezionale perché non era più semplicemente con l'uomo storico ma con il Signore risorto. Questa abitudine di mangiare con il risorto si prolungò nella celebrazione eucaristica. Durante uno di questi appuntamenti in cui mangiavano insieme, Gesù diede loro delle indicazioni. È un modo con cui il narratore parla della nostra messa, cioè della riunione liturgica in cui l'assemblea domenicale mangia con il risorto, durante la quale il risorto parla e comunica il suo messaggio. Chiede di rimanere in Gerusalemme e di attendere la promessa del Padre, l'immersione nello Spirito Santo. Sono curiosi gli Apostoli e non hanno ancora pienamente capito quello che è capitato a Gesù. Gli domandano, Signore, è questo il momento buono, quello in cui restauri il regno di Israele? Non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. La risposta di Gesù è dura, riprende una terminologia tecnica che troviamo nella prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo, il primo scritto del Nuovo Testamento. I tempi e i momenti della venuta gloriosa del Signore erano oggetto di, eh, di studio, di elucubrazione da parte delle prime comunità. Luca ormai vive in una fase dove si è maturata la convinzione che non si sa quando viene il Signore. Adesso è il tempo della Chiesa, è il momento della testimonianza al risorto. Non sta a voi. Dice Gesù ai discepoli: conoscere i tempi e i momenti sono riservati al Padre. Voi occupatevi della testimonianza, riceverete forza dallo Spirito Santo, riceverete un dono che diventerà un impegno, rendere testimonianza. In Gerusalemme, prima fase, in Giudea e Samaria, seconda fase, fino agli estremi confini della Terra, terza fase del racconto degli atti. E mentre i discepoli guardavano, Gesù fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi, non tanto perché lo coprì, quanto perché lo trasportò. È una immagine tipica dell'Apocalittica giudaica: il fatto che il Figlio dell'Uomo venga sulle nubi del cielo. E Gesù sale su una nuvola e viene portato con questo carro celeste verso il cielo. I discepoli restano a bocca aperta a guardare il Signore che si allontana, ma sono risvegliati da due uomini in bianche vesti che dicono loro: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? È un altro ammonimento. Non perdere il tempo in elucubrazioni strane, non sognare una fuga, non rimpiangere quello che era ma impegnarsi nell'oggi per quello che è compito della Chiesa che testimonia. Al Salmo riprendiamo un versetto dicendo Ascende il Signore tra canti di gioia. Ogni anno è sempre lo, Salmo, lo stesso Salmo 46 che viene proposto perché contiene all'interno questo verbo ascendere che si sposa perfettamente con la celebrazione liturgica. È un antico inno che celebrava la liturgia dell'arca dell'alleanza. In qualche processione l'arca veniva trasportata prima in basso e poi risaliva alla sommità del tempio. Sale il Signore, ascende Dio tra canti di gloria al suono di tromba. C'è l'accompagnamento liturgico che segna questa ascensione del Signore. È logico che la tradizione cristiana l'abbia applicato a Gesù vedendovi la sua intronizzazione gloriosa. La seconda lettura, tratta dalla lettera agli Efesini, è stata scelta perché al capitolo 4, in un passaggio, l'autore cita il testo di un salmo il 67, in cui ritorna di nuovo il verbo ascendere. Si dice che il Signore, asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. L'antico Salmo parlava della salita durante l'esodo dalle zone desertiche meridionali fino al Monte del Tempio. L'Apostolo interpreta cristologicamente. Cristo è salito al cielo, ha portato con sé i prigionieri, cioè ha liberato l'umanità e ha distribuito dall'alto doni agli uomini. I carismi è il dono dello Spirito. Colui che è salito non si è allontanato, ha preso il potere ed è entrato nella vita dei Suoi discepoli colmandoli di doni. Questo è lo stesso messaggio contenuto dal Vangelo secondo Marco che ci è proposto. Si tratta degli ultimi versetti del capitolo 16. Gli studiosi ritengono che dal versetto 9 in poi non sia opera dell'Evangelista stesso, ma di una antichissima aggiunta perché il testo sembrava terminare in modo improvviso con le donne che scappano dal sepolcro e per paura non dissero niente a nessuno. Un antichissimo copista integrò un finale riassuntivo e così ci sono proposte queste immagini sintetiche. Gesù apparve agli undici e diede loro l'incarico di andare e di annunciare il Vangelo. Essi partirono e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. L'idea importante è che il Signore è asceso al cielo, non è lontano, non se n'è andato, non si è distaccato. I discepoli prendono il suo posto. Egli è entrato nella vita dei discepoli, gli ha costituiti suo corpo, che è la Chiesa, e ha affidato a loro la continuazione della sua opera. Ed egli continua a operare con loro. I segni nella vita della Chiesa lasciano intendere questa continua presenza del Signore, che è salito al cielo e opera adesso con noi.